Pensiamo che il governo non stia dando risposte, sta rischiando di far chiudere l'Ilva. Noi stiamo continuando a chiedere anche da questa piazza la nazionalizzazione dell'Ilva. L'Ilva deve essere un'azienda di Stato. A Bari, durante lo sciopero generale delle regioni del Mezzogiorno organizzato da CGIL e UIL, l'avvertenza ex Ilva di Taranto diventa uno dei temi centrali all'indomani della lettera dei sindacati che chiedono una convocazione urgente al governo per avere risposte sul futuro dello stabilimento. Mentre il segretario generale CGIL Maurizio Landini ha preso parte alla piazza di Napoli, nel capoluogo pugliese era presente il segretario UIL Pierpaolo Bombardieri. Sono piazze di lavoratori, lavoratrici, giovani, anziani che chiedono risposte, chiedono giustizia, chiedono equità, chiedono di poter recuperare il potere d'acquisto che hanno perso in questi anni, chiedono di intervenire sulla sicurezza sul lavoro. È una richiesta di giustizia sociale. Mentre proseguono anche a Bari due giorni di sciopero per la sicurezza sul lavoro del settore dei trasporti, proclamati dopo l'incidente tra un treno e un tir in Calabria in cui hanno perso la vita due persone, Bombardieri attacca duramente il ministro Salvini, che ha definito indegna la decisione di scioperare. Dovrebbe avere rispetto delle persone che perdono la vita lavorando, ha detto il segretario generale. Da parte di Gigia Bucci, segretaria generale CGIL Puglia, forte attenzione sul tema della parità di genere. Viviamo un modello di sviluppo violento e arrogante, ha detto, in cui le donne sono vittime ogni giorno. Questa piazza di oggi serve soprattutto a respingere quel modello di sviluppo e a promuovere un modello di sviluppo che poi ovviamente abbia dei riflessi anche sulle politiche di genere, che si sostanzi sull'uguaglianza, sul riconoscimento delle differenze, sul valore della maternità.